Buongiorno. Prego, prego, prego. Entri pure. Io credo però di averla già vista. È da ben un anno che nessuno entra nella nostra libreria. E mi sembra proprio che il cliente l'anno scorso è fuggito con i libri di Lovecraft. Sia proprio lei, ma se lo faccio dire a una cera orribile, cosa le è successo? Bruttissima storia, bruttissima storia. E dopo? Oh, quindi le sono arrivate tutte queste bolle orribili. Lei è praticamente deforme. Oh, certo. Mai fidarsi dei troll. Ma se posso chiedere, com'è finito in un negozio alimentare gestito da un troll? Ah, quindi lei ha un po' l'abitudine di avventurarsi in luoghi sconosciuti ai più. Ottimo. Lei è qui per dei libri? Oh, quindi vuole che le sistemi quella cosa che ha in faccia? Attenda un attimo. Igor. 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 È il mio assistente. Sì, è di là, nel laboratorio. Ed è proprio lì che dovremmo andare se vogliamo sperare di risolvere un po' la situazione. No, 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 non sarà assolutamente doloroso. Forse un po' disgustoso a tratti. È pronto? Perfetto. Igor mi ha appena comunicato che possiamo andare di là. Sì, qualcosa di simile alla telepatia, noi comunichiamo così. Perfetto, allora. Mi segua. E cerchi di non fuggire. Altrimenti quelle schifezze che ha sul volto probabilmente non le andranno mai via. I troll non sono famosi per la loro clemenza, probabilmente si tratta di un incantesimo irreversibile. Cioè reversibile con i prodotti giusti. Prego, 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 prego. Eccoci qui nel nostro laboratorio. Quello che andrò a fare... creare una sorta di pozione, se così si può dire, per cercare di sistemare quel disastro. Mi scusi, ma quelle sono... Oddio, pustole. È un caso abbastanza disperato, qui siamo di fronte, ma lei ha ingerito qualcosa, vero? Ah, del resto era un alimentare, avrà comprato qualcosa da mangiare. Ok. Siamo di fronte a... deformazionis grave. Ebbene sì. Si vede l'occhio che le sta per cadere, sta per uscire fuori dall'orbita, è normale. Sì, sì, ma se non lo fermiamo andrà molto, molto peggio. Oh, certo, allora subito all'opera, subito, subito all'opera. Allora, mi faccia ricordare. Igor, sì, il sangue di unicorno. L'abbiamo finito. È un vero peccato perché solo con il sangue di unicorno saremmo riusciti a risolvere la situazione. E l'unguento, sì. Abbiamo finito anche l'unguento. Allora non ci resta che fare la pozione cura tutto. Sì, cura tutto.
cura tutto. Lei ha qualcosa con la pozione cura tutto, si cura tutto. Certo, sistemerà anche la sua unghia incarnita. Sì? No, i capelli bianchi non li cura. Per quello ci sono ottime tinture che può trovare anche al supermercato. Ma le consiglio un supermercato normale. Non vorrei che rimanesse pelato se continua ad avventurarsi in luoghi strani. Ok? Ottimo. Allora, prendiamo... un becher. Perché dovremo andare a fare la nostra pozione cura tutto, che cura tutto tranne i capelli bianchi. Allora, innanzitutto dovremo utilizzare frammenti di code unicorno. Ingrediente rarissimo. E io direi che ne mettiamo quanto basta. Un pizzico, direi. Igor, ne metto ancora un pizzico? Ma sì, meglio abbondare. Orzo. Ottimo. Fanno anche un suono meraviglioso. A questo punto passiamo al secondo ingrediente solido, il secondo rarissimo ingrediente. Qui siamo di fronte a uova di Mirluk. Somigliano a zucchero. Non è zucchero, sono uova di Mirluk. Qui vado un po' a sentimento. Direi che può bastare. È già disgustosa così, non voglio pensare aggiungendo gli altri ingredienti. Ma cura tutto. Cura tutto. Bene, bene, bene. Igor, per favore, mi sapresti indicare dove abbiamo messo la bile di rospo? Oh, non si preoccupi, la bile di rospo paradossalmente è uno degli ingredienti più appetitosi, quasi un retrogusto dolciastro. Certo, bisogna farci un po' la bocca. Sullo scaffale, ok. Bile di rospo. Deliziosa. Quasi quasi ne assaggio un sorsino. Una delle mie preferite. Me la ricordavo diversa. Forse non è uno tra gli ingredienti migliori. Non importa. Anche qui io direi... quanto ne metto? Occhio. Occhio. Basta così.
Almeno ne abbiamo per un'altra pozione, cura tutto. Sì, la rimetto sullo scaffale. Igor mi passa da una parte all'altra delle spalle. Ah, non lo vede? Igor, sei di nuovo invisibile? Ok. Sta diventando di un inquietante color marroncino. È sempre così quando si mettono tanti ingredienti colorati all'interno di un fluido, all'interno di qualsiasi cosa, diventano sempre marroni. Tutte le volte che quando ero piccola mischiavo il pongo diventava marrone. È vero, eh? Oh, dobbiamo fare in fretta, le sta cascando l'occhio. Tenga la mano sotto. Sì, poi torno tutto a posto, magari diamo una spinta. Di solito non sono danni irreversibili se facciamo in fretta. Bene, bene, bene. Cosa mi serve? Cosa mi serve? Allora le uova di Mirelook. Poi abbiamo messo le code di unicorno, la pile di rospo e infine... Oh, è il sangue di un principe. Eccolo qui. Non so che principe fosse, a noi gli ingredienti arrivano già confezionati. Che carino è questo teschio. Chissà se è il calco del teschio del principe dal quale abbiamo preso questo sangue. O magari era semplicemente una donazione di sangue. Magari esiste l'Avis anche per i principi. Cavolo, questo deve essere stato un principe di un regno di tutto rispetto. Guardi che bel blu cobalto. Wow, quasi fosforescente. Sì, ecco da bravo, tenga sempre la manina, che tra un po' le cade anche l'altro. Allora. Credo che qui si debba agire di potenza. Il principe ci serve tutto. E ora aspettiamo giusto 2 minuti. Cominciare a fumare. 3, 2, 1. Credo che la pozione sia praticamente pronta. Oh no, non si preoccupi, non dovrà bere tutta questa roba. No. Ne basterà giusto un piccolo sciottino che berremo sempre in questo bicchiere con il teschio. Oh sì, qui è tutto un po' creepy. Ma l'importante è che funzioni, no? Anche perché, Dio mio, lei sta peggiorando a vista d'occhio. Sì, i buboni sono normali. Agiamo in fretta. Alla salute.
sì, io direi che deve andare giù tutto d'un fiato. Tutto d'un fiato. No, però se la assaggia e basta non la berrà mai. È il non plus ultra dello schifo. Eh già, non era zucchero, erano uova di Marluk. Su, forza, forza. Igor, aiuta il Signore. Lo vede che con una bella spinta va giù tutto. Allora, adesso aspettiamo un attimo. E lei dovrebbe. Sta già funzionando. Si guardi le mani. Vede che le bolle stanno andando via. Si sente un po' strano. Beh, normale, normale. Non si preoccupi, non si preoccupi. È tutto assolutamente normale. Vero, Igor? Anche Igor è d'accordo, è tutto normale. Oh, beh, sì, questa la utilizzeremo per il prossimo malcapitato. Anche perché dubito che quel troll abbia intenzione di smettere coi suoi scherzetti. No, non sono cattivi, sono solo molto, molto dispettosi. E lei dovrebbe un po' smetterla, smetterla di avventurarsi in questi luoghi un po' dimenticati, un po' nascosti. Non è un caso se da un anno qui non entrava nessuno. Almeno le sono piaciuti i libri. Non dubitavo. Bene, ora si dia una spintina, spintina all'occhio. È rientrato. Meraviglioso, meraviglioso. Ma ascolti, a questo punto io dubito che utilizzerò ancora la pille di rospo per un'altra pozione. Quasi quasi gliela lascio come cadeau. Oh, ma questa è molto utile anche da sola. Certo, può curare i dolori alla milza quando sta correndo, o in alternativa è ottimo nella torta di mele. Eh sì, dà anche questo gusto un po' più arancione, che ad Halloween è perfetto. Lei sempre sotto Halloween viene, eh? Vedo che in questo periodo è proprio attirato, attirato dalle stranezze e dall'occulto. Bene, quindi sì, gliela lascio come cadeau. Ottimo, ottimo. Quindi, che facciamo? Siamo a posto, giusto? Io direi che posso accompagnarla di nuovo nell'altra sala. Ok. Oh, beh, si figuri, tanto qui gli affari non è che vadano molto alla grande. Questa libreria alla fine non la trova nessuno. E anche chi la scopre non ha il coraggio di avventurarvisi all'interno. Sì, lei è stato l'unico coraggioso ormai da anni. Beh, se ha pure deciso di tornare, vuol dire che ne ha di fegato. Oh sì, ma non ci annoiamo io e Igor. Tante letture, un po' di esperimenti. Poi, sa, il tempo qui non scorre come sulla terra. Mi sembravano passati giusto 10 minuti dalla sua ultima visita. Oh sì, non si preoccupi per il vil denaro. E poi insomma risistemare un dispettaccio di un troll per
Per me è solo un piacere. Va bene. E allora questa volta non scappi di corsa. Vada fino in fondo. E una volta oltrepassata la soglia, non guardi indietro. Perché talvolta la nostra libreria non c'è più. Occhio al pipistrello, eh? Come l'altra volta in testa, se no. Capelli. Ok. Bravissimo. A presto allora. Magari al prossimo Halloween. Chissà cosa le capiterà tra un anno. Occhio, eh? Non si avventuri in posti strani. Buona giornata. E vedrà che la sua fidanzata sarà molto più contenta di vederlo così, agli antichi splendori. E anche il resto del mondo, probabilmente. Arrivederci. Igor. Igor. È andato via. Ma tu sei sicuro che fosse bile di rospo? Aveva un sapore strano. Sì, però è guarito. Boh, allora chissà cos'era. A volte bisogna anche un po' andare a sentimento.